Benvenuti al Salone della CSR, benvenuti a questo incontro. Oggi parleremo di biodiversità, parleremo anzi di contrasto alla parleremo di perdita di biodiversità e contrasto alla perdita di biodiversità. Oggi di questo tema parleremo con colleghe e colleghi che ci portano dei punti di osservazione diversi e per questo motivo direi molto molto interessanti. C'è chi fa ricerca, chi studia, chi indaga la biodiversità e da questo impegno fa nascere progetti, fa nascere proposte per il mondo delle aziende. C'è chi nel mondo delle aziende ci vive e ha portato all'interno della sua realtà il tema della salvaguardia della biodiversità. E questo naturalmente con gli entusiasmi e anche con le difficoltà che questo comporta, no? C'è poi anche chi opera all'interno di una realtà che ha cambiato un po' il paradigma stesso del business, dell'economia, no? Che ha fatto un po' della biodiversità, potremmo dire quasi come il socio di maggioranza, no? Della propria organizzazione. Ve li presento. Parto qua dalla mia destra, che ho Paolo Viganò, che è fondatore e presidente di Rete Clima. Ho Virginia Castellucci, ciao Virginia, che è Head of Sustainability Advocacy di 3B. Marcello Donini, che è il CSR Manager di E.ON Italia. E Isabella Cristina, che è il Benefit Officer di Almo Nature e Fondazione Cappellino, e quindi due nature e andremo a vederle. Prima di dare loro la parola volevo solo provare a inquadrare un po' il tema, no? Il termine biodiversità è non recentissimo ma neanche tanto antico. Si è incominciato a parlare di biodiversità alla fine degli anni Ottanta. È stato un biologo che si chiama Edward Roger Wilson a incominciare a parlare di biodiversità. Possiamo definirla appunto come la ricchezza della vita sulla terra, le piante, gli animali, i microrganismi, tutti. Ma quanta biodiversità abbiamo noi nel nostro mondo, no? E quanta ne perdiamo? Gli scienziati non hanno un'idea chiarissima di quanta biodiversità ci sia, no? Le specie nel mondo che sono state censite sono circa un po' meno di 2 milioni. Ma gli scienziati dicono che ce ne sono molte di più, i più conservativi dicono 4 e quelli più, diciamo, più immaginifici, possiamo dire, dicono fino a 100 milioni di diverse specie. Ma di queste meno di 2 milioni noi sappiamo che almeno la metà è in pericolo, no? Quindi quasi 1 milione di specie di animali e di vegetali sono in pericolo. Perché la perdita di biodiversità sta accelerando tantissimo, no? Quindi è naturale che ci sia un ricambio all'interno, ma noi adesso gli scienziati stimano che ogni giorno noi perdiamo circa 50 specie, no? È tanto, se noi pensiamo nel momento di questo nostro panel discutiamo un'oretta e ci siamo giocati un paio di specie sulla nostra terra, sono quasi 20.000 l'anno, sono veramente tante. Questo accelerazione stimata in maniera esponenziale, noi stiamo accelerando la perdita di biodiversità da 100 a 1000 volte di più di quella che sarebbe una perdita di biodiversità naturale in un mondo che non fosse antropizzato. E sono dati che ci fanno pensare. Però io finisco subito, voglio dare la parola ai nostri specialisti, volevo incominciare con Paolo e chiederti, Paolo, inquadrateci un po' il problema e anche da un punto di vista della normativa, no? Ci si sta occupando di biodiversità come in questo momento? Sì, allora, grazie Luca. Come tutti i temi complessi, anche quello della biodiversità può essere approcciato da molti punti di vista. Sicuramente in campo normativo c'è un grosso lavoro che potremmo in qualche modo ricondurre nei tempi più recenti, quindi al 2022,
quello che è il quadro globale per la biodiversità, approvato quindi nella COP15 sulla biodiversità, e che di fatto ha dato un indirizzo di una linea d'azione a cui gli stati volontariamente hanno aderito per arrivare entro il 2050 a un po' un cambio di rotta in qualche modo nella gestione quindi di questo capitale che è la biodiversità. Peraltro è interessante notare anche come la Commissione europea proprio nell'agosto di quest'anno del 2024 abbia adottato una serie di strumenti per poter implementare in qualche modo questo quadro a livello comunitario, quindi con un obiettivo al 2050. Poi effettivamente c'è un altro tema importante per le aziende, che è la cogenza legata alla CSRD, perché effettivamente con il nuovo quadro di indicatori diventerà importante per le aziende rendicontare anche quello che è il proprio impatto verso la biodiversità. Però credo che alla fine si debba partire sempre da quello che è un po' un dato fisico. Tu hai detto molto bene questa difficoltà di adattamento degli ecosistemi a quello che sono dei cambiamenti rapidi, rapidissimi, dei fattori ambientali. Ecco, c'è questo centro per la resilienza di Stoccolma, collegato all'università, il quale ha identificato 9 boundaries, 9 potremmo dire confini da non superare per poter garantire la vita sulla Terra. E allora uno di questi è proprio legato alla perdita di biodiversità. Poi abbiamo il primo, in realtà è legato al mondo degli xenobiotici, quindi tutte quelle sostanze non naturali che vengono immesse nei cicli naturali e interagiscono con le specie viventi. Biodiversità e climate change. Ora, c'è un tema secondo me interessante, nel senso che quando ragioniamo con le imprese molto spesso ci capita di sentir dire: sì, ma alla fine io cosa c'entro con la biodiversità? Il mio business cosa c'entra? Ma in realtà indirettamente c'entra assolutamente. Uno pensa, beh, la biodiversità appunto si perde per frammentazione di habitat, per inquinamento, quindi per una variazione dei parametri fisici. Vero, sicuramente. Però oggettivamente questo cambiamento, questa perdita di biodiversità è intrinsecamente collegata a quello che dicevo prima. Quindi è un cambio rapido, troppo rapido, delle condizioni ambientali dovute al climate change. E qui sicuramente tutti, anche le aziende, sono responsabili. Perché effettivamente con il consumo di fonti fossili, con l'azione insomma delle imprese, tutti quanti contribuiamo al climate change e quindi causa effetto alla perdita di biodiversità. Ecco, quindi credo che il tema sia effettivamente molto attuale. Forse un lato aziendale un po' meno compreso rispetto ad altri topic ormai diventati comuni, come per esempio quello climatico, che per moda piuttosto che non reale interesse, piuttosto che non comunicazione, rendicontazione, sì, è presente nell'agenda delle aziende. Quella della biodiversità un pochino meno, però davvero stanno nascendo anche questi appunto contesti normativi in cui effettivamente la biodiversità viene portata davvero alla luce, in qualche modo, viene resa evidente, manifesta nella sua importanza. Allora credo che, come dire, la sfida riguardi un po' tutti, quindi a partire da quelli che sono appunto i grandi accordi internazionali, ma poi quella che è l'operatività di tutti, farsi una domanda: io direttamente o indirettamente cosa faccio per tutelare la biodiversità? Perché dicevamo che nessuno ne è esente. E qui allora un po' il tema, rifacendosi un po' a quella che era un po' una quello che Al Gore, ecco, diceva parlando di cambiamento climatico, il non fare niente in realtà è già una scelta. È già una scelta di lasciarle andare le cose come vanno. Ecco. Per cui queste erano le due parole che mi piaceva fare come introduzione. Si parte sempre da un dato fisico, da un dato di realtà. Effettivamente vediamo come l'adattamento al climate change è faticoso, molto faticoso, perché le condizioni ambientali sono sempre cambiate nella storia, ma mai così rapidamente. E quindi gli esseri viventi fanno veramente fatica ad adattarsi a questo nuovo regime climatico, potrei dire. Banalmente ora si assiste, e chiudo davvero, nelle attività che facciamo di forestazione a latifoglie nelle zone alpine, perché adesso il faggio tipicamente è una specie che ricorre in università, la linea del faggio arriva a 1200 metri, quindi tu vedi lì, sai la quota qual è, perché vedi il faggio che finisce rapidamente. Ecco, oggi il faggio lo piantiamo a 1600, 1650, 1700, dipende dall'esposizione, sta cambiando tutto. Noi dobbiamo essere più rapidi di questi cambiamenti nell'adattarci, oltre che nel mitigare. Grazie Paolo. Tu ci parlavi prima appunto che
ogni tanto le aziende dicono: ma cosa c'entro io, no, con la biodiversità? E allora con Virginia volevo proprio un po' esplorare un po' questo, no? Ma la sensibilità sulla biodiversità, no? Quando noi guardiamo le classifiche, no, di quali sono i temi importanti, soprattutto se andiamo a livello di CEO, cose del genere, la biodiversità è sempre un po' in zona retrocessione, no? Come staremo a dire, non è mai in zona Champions League, eh? È sempre un po' sotto, no? Io ho trovato anche, c'è una ricerca recente di Astra Ricerche, fine settembre, è andata, non sono una popolazione normale, sono una popolazione aziendale, ma insomma 6 italiani su 10 non hanno la minima idea di cosa sia la biodiversità, quindi non è un tema mainstream in qualche maniera. Nella tua esperienza, ne avevamo parlato anche un po' prima quando stavamo preparando questo incontro, è cambiata la sensibilità? Tu pensi che ci stia crescendo? Bella domanda, è assolutamente una bella domanda. Allora, la risposta breve è, secondo me, sì, anche se viviamo un po', noi che lavoriamo appunto in questo settore, nel settore dell'ambiente e nello specifico sulla biodiversità, magari siamo un po' biased, però credo che stia davvero cambiando. La domanda che mi faccio sempre e che mi piace fare anche ai colleghi o comunque chi lavora in questo settore è: per quale motivo la biodiversità è sempre stata un po' più indietro rispetto ad altri temi come invece il cambiamento climatico, che sono super pop, no? Perché un dato che riporto sempre è ad esempio quello delle COP. Le COP sappiamo tutti cosa sono, pochi però sanno che ci sono due tipi di COP, c'è la COP sul clima e c'è la COP anche sulla biodiversità. E gente ci guarda un po', ah, ma davvero? Sì. Tra l'altro le COP iniziano più o meno negli stessi anni, siamo agli inizi, diciamo, negli anni 90, la COP sulla biodiversità addirittura inizia nel 1994 a Nassau, mentre quella sul clima solo l'anno successivo a Berlino nel 95. E quello che mi chiedo è come mai ad oggi abbiamo fatto circa appunto 29 COP, perché appunto quella di Baku sul clima sarà la 29esima e sulla biodiversità invece siamo solo a quota 16. Che sarà appunto la COP a Cali in Colombia, dove tra l'altro saremo presenti. Questo già è un indicatore di quanto la biodiversità sia indietro rispetto al tema del cambiamento climatico in tema di sensibilizzazione. Invece in tema di importanza non è assolutamente da non considerare, perché come ci ricordava in realtà anche Paolo, i due temi sono strettamente collegati e anzi quello che mi piace sempre ricordare è che la biodiversità è, diciamo, la nostra alleata per diventare più resiliente al cambiamento climatico. Il cambiamento climatico è qui e oggi, è già presente. Questa settimana a Bergamo, io vivo a Bergamo, le scuole sono state chiuse superiori per 2 giorni causa allerta meteo. La biodiversità è il nostro alleato e ci aiuterà invece a, diciamo, diventare più resilienti rispetto al cambiamento climatico. Quindi secondo me la sensibilizzazione sta crescendo, ovviamente è guidata sicuramente dalla normativa, se parliamo di aziende, perché la normativa sta cambiando e sta arrivando sulle aziende in maniera anche molto forte. L'Unione Europea da questo punto di vista, diciamo, sta cercando di trainare, no? Un po' quello che succederà nel mondo, e sta cercando di dare delle linee guida, ha iniziato con la Biodiversity Strategy, non da meno la Nature Restoration Law. Sicuramente diciamo, i due elementi più importanti lato biodiversità che staranno calando sulle aziende sono la combo di CSRD più i nuovi standard ESRS. I nuovi standard ESRS, sostanzialmente c'è uno standard che è l'E4, che parla proprio di biodiversità e ecosistemi, e se si va a leggere in maniera dettagliata sul tema proprio della materialità, quindi che cosa vuol dire se il tema biodiversità è materiale per le aziende, si capisce che praticamente tutti i settori saranno toccati, cioè rimane fuori pochissimo, forse la consulenza, forse i servizi, ma le aziende di produzione ci sono dentro tutte, dall'oil and gas alle aziende tessili, veramente tutte, quindi nessuno potrà più dire che cos'è la biodiversità, perché in realtà sono obbligate ormai a rendicontarla, quindi per forza di cose. Aggiungo l'ultima cosa, sicuramente la sensibilizzazione sta aumentando anche grazie appunto a chi lavora come noi in questo settore. Noi siamo particolarmente orgogliosi dei progetti anche di sensibilizzazione che portiamo avanti, in particolar modo quelli sulle scuole, cioè
per esempio il nostro progetto 3B a scuola di biodiversità lo scorso anno, quindi parlo dell'anno accademico 23-24, ha diciamo portato in 850 scuole un percorso proprio sulla biodiversità per le elementari, quindi più di 20.000 bambini hanno ascoltato almeno una volta al mese un modulo su biodiversità, ecosistemi, specie aliene, specie diciamo in via di estinzione, quindi è molto importante anche il contributo che stanno diciamo avendo i vari attori proprio sul tema della sensibilizzazione. E quindi io spero davvero che nel giro di un anno, veramente a breve, a qualsiasi persona andiamo a chiedere che cos'è la biodiversità, non ci può rispondere, boh, non lo so. Certo, lo speriamo anche noi. Volevo passare la parola a Isabella, dovremmo avere i microfoni anche di là, perché Isabella ci porta una testimonianza particolarmente interessante, dal mio punto di vista, perché se 6 su 10 non sanno che cos'è la biodiversità, al lato opposto c'è chi ha fatto della biodiversità, diciamo, io prima lo chiamavo il socio di maggioranza, ma insomma ha fatto un punto focale della propria attività, ha cambiato ha provato il proprio modello di economia con un modello nuovo che ha battezzato in un nome nuovo che tu ci racconti. Il socio unico più che il socio di maggioranza. Il socio unico. 100%. 100%. Sì, allora questa storia che insomma vado a raccontarvi ha tre protagonisti principali, che sono un'azienda, Almonature Benefit S.p.A., una fondazione, che è Fondazione Capellino, e un modello economico nuovo appunto che è la combo tra i due, che è la Reintegration Economy. L'azienda Almonature Benefit S.p.A. è un'azienda che lavora diciamo, nell'industria del pet food, è un'azienda nata nel 2000, qualche volta la chiamiamo una multinazionale tascabile, ha sede headquarter in Italia, 9 filiali in giro per il mondo, ma lo dico per dirvi che è un'azienda che va bene, va molto bene, dal 2000 al 2024 è sempre cresciuta, ha avuto sempre valori solidi legati al business, quindi profit, proprio un'azienda a tutti gli effetti. Con diciamo, una parte anche rilevante di attenzione all'ambiente, di solidarietà, nel 2018 si è appunto trasformata in società benefit, ma come dire, un'azienda con tutte le caratteristiche positive e negative dell'essere azienda. Il tema biodiversità, diciamo, da quello che ci racconta il fondatore, il proprietario, ex proprietario dell'azienda, sono due fratelli, Lorenzo e Pier Giovanni Capellino. Pier Giovanni Capellino è il nostro CEO e presidente della fondazione e racconta sempre che diciamo, dal 2013 comunque ha cominciato a farsi delle domande. Delle domande da imprenditore, quindi l'imprenditore cosa fa? Un imprenditore bravo come è Pier Giovanni, che come dire, ha creato e ha fatto crescere un'azienda che quest'anno ha fatturato 115 milioni di euro. La domanda è cosa fa un imprenditore? Analizza il contesto e prende delle decisioni di conseguenza. Diciamo che se vogliamo dare una definizione molto sintetica dell'essere imprenditore possiamo dire questo. E analizzando il contesto si è reso conto che il tema della biodiversità, che noi diciamo oggi che 6 persone su 10 ancora non sanno, ma che l'anno prossimo sapranno, in realtà già una decina di anni fa cominciava a emergere come tematica veramente rilevante. Cioè dalla biodiversità dipende il 50% del PIL mondiale, dipende la sopravvivenza stessa di un'azienda di pet food come Almonature, che come dire, dipendenza diretta la buona salute della biodiversità. Di Almonature e di tutte le aziende e di tutte le persone, possiamo dire. Allora, se il problema è questo, che lui probabilmente ha visto con intuizione da imprenditore, se l'elefante nella stanza è questo, perché è così importante ma se ne parla così poco, allora forse il punto di caduta è: cosa posso fare io come persona, io come azienda? E qui è la riflessione più interessante, secondo me, nel senso che sicuramente le aziende possono fare cose,
possono ragionare sui propri processi, possono creare prodotti innovativi più attenti, più tutelanti, ma sono comunque confinate in modelli di business assolutamente rigidi, in filiere globali assolutamente rigide, e quindi possono lavorare ma non abbastanza. E qui il salto di paradigma, nel senso che l'elefante nella stanza che abbiamo portato anche fisicamente nell'atrio della Bocconi, per dire plasticamente dare evidenza alla rilevanza di questo tema, è: ok, qual è il valore vero che posso creare per la biodiversità come azienda? E qui c'è una cosa che sicuramente tutto il mondo delle imprese comprende, e che è il valore economico creato, il valore, l'utile, il profitto. E allora è stata fatta una scelta veramente molto radicale, e cioè è stata costituita una fondazione e l'azienda Almonatura è stata donata al 100% a questa fondazione. Indovinate qual è la missione statutaria della Fondazione Cappellino? La salvaguardia della biodiversità. Quindi ciò significa che in questo momento tutto il valore che viene creato dall'azienda, dedotti i costi e le tasse, noi diciamo, ma comunque è quello, è posto al servizio della salvaguardia e della tutela della biodiversità attraverso progetti che come fondazione realizziamo. È per questo che dicevamo è il nostro socio unico, è il nostro shareholder, perché la fondazione ha come missione la salvaguardia della biodiversità e quindi da forma, informa tutto il processo, quindi tutte le persone che lavorano sia in azienda che in fondazione hanno quello come missione. Siamo oltre la benefit, siamo oltre anche il concetto del purpose, è proprio identitario, noi lavoriamo tutti per quello. Questo direi che questo l'abbiamo chiamato con un percorso lungo, ci siamo fatti accompagnare dal gruppo del professor Magatti della Cattolica, gli abbiamo anche dato un nome, perché appunto l'innovazione deve avere le parole giuste, perché finché rimaniamo nel campo del non detto è difficile anche da comunicare, e l'abbiamo chiamata la reintegration economy. Quindi cerchiamo di diffondere il più possibile questo messaggio, perché riteniamo che sia veramente importante. Sì, grazie. Sì. E adesso volevo dare la parola a Marcella, al quale c'è il compito difficile di uscire da una realtà eccezionale e farci vedere il punto di vista della tua esperienza all'interno di un'azienda virtuosa, ma più normale se vogliamo in qualche maniera. Quindi volevo un attimo che ci raccontassi un po' perché a un certo punto mi dicevi, non pochi anni fa, no? Forse 4-5 anni fa, avete deciso di supportare, non dico investire perché è una cosa, di supportare un po' il tema della diversità, essere attivi in questa cosa, come è nata e come va, anche perché poi le iniziative nascono ma poi devono avere gambe, devono essere sostenute, no? Grazie e buonasera a tutti. Diciamo che mi piacerebbe anche iniziare riprendendo il tema del convegno del salone, no? Sfidare le contraddizioni. Non è sempre facile far sì che un tema che effettivamente oggi sta diventando comunque non mainstream, come quello del climate change, della riduzione della CO2, però sicuramente è più importante, ecco, un tema che diventa più noto, che però effettivamente, e io lo confermo, insomma, non è facilmente comprensibile da tutti. Ecco. E.ON è un grande gruppo, una multinazionale di origine tedesca, stiamo parlando di 72.000 dipendenti, 93 miliardi di euro di fatturato. Però il suo obiettivo, il suo purpose, è sicuramente anche quello di favorire la transizione energetica, transizione ecologica, quello di rendere i consumatori più in linea, ecco, con diciamo, un consumo efficiente, e quindi l'energia verde, la sostenibilità è uno dei nostri pillar strategici assieme alla digitalizzazione. Ecco,
però l'obiettivo è quello del climate change, quindi noi abbiamo degli obiettivi importantissimi, sfidantissimi anche in termini di riduzione della CO2. Ecco, parlare di biodiversità può sembrare quasi un'eresia, quasi difficile, quasi defocalizzante, perché vi assicuro che ottenere certi traguardi in termini di riduzioni delle emissioni scope 3, che sono quelle appunto anche indirette, perché poi dopo noi non siamo neanche un produttore di energia, no? Che abbiamo le centrali da carbone, quindi, no? Da fonte fossili, eccetera. Quindi questo è già una sfida epocale. Allora, parlare di biodiversità vuol dire veramente anche lanciare il cuore ben oltre l'ostacolo, ecco, sapendo che questo termine significa anche che ci sono tanti manager, tanti direttori che non ne sanno ancora abbastanza. Ecco, quindi mi viene da dire, per tornare un po' alla tua domanda, Luca, che la prima sfida è quella culturale, ecco, di introdurre un tema, introdurre una visione. Il collegamento tra climate change e biodiversità c'è, ma non è certo alla portata di tutti, quindi è importante che chi si occupa di sostenibilità sia davvero un po' anche animato da un fuoco sacro e faccia la sua parte, il proprio contributo, affinché queste tematiche vengano un po' spinte e, come dire, piano piano inserite spintaneamente quasi anche all'interno dei processi aziendali. Poi è vero, noi abbiamo da parecchi anni anche sviluppato dell'attività di sostenibilità, che comunque forse quando ancora la parola non era, diciamo così, come dire, adesso non mainstream, ma comunque un po' più accettata anche sulle testate, sui giornali, di cui insomma oggi se ne parla in questo stesso consesso, insomma questo è il terzo, no, intervento, convegno di cui si parla di biodiversità, ecco, e magari 5-10 anni fa non era così. Ecco, noi comunque siamo partiti nel 2011 a piantare alberi, che oggi può sembrare una cosa tra virgolette di moda, però vi assicuro nel 2011 non eravamo in grande compagnia, ecco. E mi viene da dire che la piantagione di alberi è un po', come dire, uno dei primi elementi anche che può favorire la biodiversità, perché ricrea degli elementi naturali, ecco. E quindi certamente avere una visione anche in qualche modo un po' futura, visionaria, che però integri appunto anche il modello di business, e quindi faccia sì che anche se oggi il nostro target, il nostro obiettivo primario è quello della CO2, eccetera, ci possa essere comunque un coinvolgimento per poter dopo attivare virtuosamente tutti gli elementi che, quando sarà il momento, ci consentiranno magari anche di mettere dei KPI e dei target. Ecco. E ecco, magari cito, giusto per chiudere, perché poi magari racconterò volentieri anche un po' cosa ha fatto l'azienda, però insomma, non vorrei adesso concentrare troppo il mio intervento su questo. Ecco. Però una cosa sicuramente importante è anche, no, la consapevolezza. E quindi per poter essere anche sicuri quale strada prendere, è necessario anche valutare qual è il nostro impatto. Noi ci sentiamo, adesso, spero di non, come dire, essere attaccato, ma relativamente tranquilli, perché non avendo comunque delle centrali, una produzione, ma comprando l'energia che poi rivendiamo, per certi versi il nostro impatto o la nostra dipendenza rispetto alla biodiversità è veramente molto marginale, ecco. Però questo non vuol dire che allora ci dobbiamo togliere, no? Dire vabbè, allora tocca a chi ha la centrale turbogas o anche idroelettrica, che però ha un impatto sull'acqua, perché se facessimo così, non saremmo davvero sostenibili. Ecco. Oggi abbiamo capito che la sostenibilità è davvero più vicina al tema, all'acronimo ESG, non soltanto environmental ma anche social, non soltanto CO2 ma anche
attenzione alla biodiversità, e quindi insomma abbiamo attivato all'inizio di quest'anno un assessment proprio per valutare E.ON Italia. È già stato fatto anche a livello di gruppo, ma insomma su altri asset, qual è il nostro impatto, la dipendenza e quali sono i rischi collegati ad alcuni asset come i, diciamo, i pannelli fotovoltaici a terra, piuttosto che non con alcuni impianti di cogenerazione che hanno effettivamente una fisicità, perché sappiamo che mentre la CO2 sono atomi che sono uguali in Bangladesh, in Missouri o in Italia, a Cologno Monzese o a Bergamo, dove la mia collega vive, ecco, sulla biodiversità non è così. Quello che fai a Vercelli è ben diverso rispetto a quello che fai a Cluny o da qualche altra parte in Svezia. Ecco, quindi essere responsabile di dove tu hai certi impianti, certi asset è assolutamente basilare, rilevante. E noi insomma ci siamo spesi, abbiamo appunto fatto un primo tipo di assessment per conoscere, per cominciare ad avere una panoramica di dove siamo messi. Grazie Marcello. Volevo tornare un attimo da Isabella, perché volevo capire un attimo, perché poi ci sono queste due anime, no? Cioè Almo Nature e la fondazione, no, due anime, la stessa cosa, perché poi è il socio unico, come tu ci ricordavi, no? Però nel rapporto che c'è tra la fondazione e l'azienda, no? Perché posso pensare che ci possono essere anche non sempre degli obiettivi convergenti, no? A un certo punto il responsabile del commerciale marketing dovrà spingere in qualche maniera, no, le vendite e queste altre cose. Com'è questo rapporto tra l'azienda e la fondazione? Allora, io lavoro in fondazione e in prima fila c'è la responsabile della comunicazione dell'azienda, siamo venute insieme, tutto bene. non volevo spargere zizzania, non volevo No, seriamente ci ho pensato, perché mi avevi un po' anticipato questa domanda, e ho anche fatto un po' di scouting interno con alcuni colleghi, perché è una domanda interessante. E perché è interessante? Perché normalmente profit e non profit non sono proprio famosi per essere similissimi nell'approccio e nel modo di lavorare, e dunque ci ha aiutato anche a farci questa domanda, no? A chiederci se. E la risposta che vogliamo dare è che la reintegration economy e quindi la salvaguardia della biodiversità è il nostro fine comune. Quindi che tu sia un commerciale dell'azienda o un amministrativo della fondazione, alla fine, come dire, si lavora per lo scopo e l'identità è quella. E l'altra cosa è che questo tema in particolare ha bisogno di multidisciplinarietà. Tutta la sostenibilità ne ha bisogno, ma in particolare la biodiversità, perché è patrimonio storicamente di un aspetto scientifico, adesso ne stiamo parlando in un contesto aziendale, dovremo parlarne in contesti in cui si parla di mindset individuale, quindi più psicologici, più comportamentali, e dunque anche avere queste competenze differenziate, queste attitudini differenziate e questi ambiti differenti ci aiuta, in realtà è una ricchezza, non è una diminuzione. Poi non nego che qualche volta il responsabile magari commerciale ha degli obiettivi e è più veloce, la fondazione magari ha degli obiettivi più veloci, ma questo è veramente minimo e assolutamente contingente. La forza, le radici sono solide, sono profonde e sono comuni. Ma capita che persone lavorino un po' in fondazione, un po' in azienda? Sempre. Per l'obiettivo, lavoriamo per l'obiettivo. Benissimo. Senti, Marcello, ancora solo due parole, perché prima avevi detto una cosa interessante, un po' che è poi molto una questione culturale anche all'interno delle aziende, no? Ma portare a bordo i colleghi su un tema che magari per qualcuno è un po' distante, come quello della biodiversità, è stato difficile? Ma io credo di no, cioè il purpose è effettivamente un elemento che deve fare da guida a dove sta andando l'azienda. È importante che ci sia coerenza e, insomma, e che le azioni siano credibili, per cui non è una cosa che, anche se io ho sempre lavorato nella comunicazione e nel marketing,
Capisco che comunicare è importante, ma bisogna prima fare e avere accortezza che quello che fai sia solido, sia credibile, sia strutturato. Ecco. E mi sento di dire, adesso faccio solo una parentesi, è vero che quello che diceva la collega, la CSRD, quindi la legge europea, le direttive, daranno un grande stimolo, assolutamente. Però non dovrebbe, credo, diventare una questione di compliance. Ecco, dovrebbe essere forse quello un po' l'elemento accelerante, ecco, però dovrebbe effettivamente entrare un po' nel DNA delle aziende a prescindere. Ecco. Mi piace dire che noi in Italia non siamo soggetti alla CSRD perché consolidiamo con il gruppo, quindi non siamo obbligati a fare alcun tipo di rendicontazione, eppure pubblichiamo il bilancio di sostenibilità secondo gli standard GRI, facciamo queste azioni che effettivamente diventano, come dire, parte del nostro patrimonio. E allora, torno alla tua domanda, cioè, vuol dire che prima di poter vendere i pannelli fotovoltaici devi avere delle persone che sono super convinte di quello che stai facendo, ma non perché c'è solo l'aspetto commerciale. E allora piantiamo boschi dal 2011, adesso anche con Paolo, con la Rete Clima, da 3-4 anni a questa parte. E siamo arrivati a 128.000 alberi, che comunque ad oggi è l'unica realtà aziendale che ha un numero così significativo, che sono prodromi anche questi di biodiversità. Abbiamo sviluppato con Rete Clima, magari non so se lui ne parlerà più in dettaglio, comunque un Biodiversity Lab, che è sostanzialmente una sperimentazione. E in questi eventi comunque portiamo anche i nostri colleghi, e quindi facciamo una sorta di people engagement, perché non si può avere dei progetti che poi magari si raccontano alla stampa se poi dopo non vengono vissuti, no, fisicamente dalle persone che poi magari si occupano di proporre, perché piantare alberi per noi è una cosa che mi piace dire, perché credo che abbia un valore aggiunto, cioè non è un progetto di comunicazione, di marketing, se no non avrebbe avuto una durata così lunga, perché ogni volta ti dicono: ma aspetta, tagliamo il budget e cominciamo a togliere formazione, togliamo marketing, perché sono i clienti stessi che investono, tra virgolette, cioè che mettono parte del quid economico che loro pagano per l'offerta gas a completamento della piantagione di un albero. Ecco, e questo elemento quindi vuol dire che è integrato nel modello di business, quindi fa parte appunto un po' anche del nostro essere, cioè anche la parte economica è importante, ma se noi ogni euro di economics che riusciamo a mettere a terra, poi abbiamo anche un valore aggiunto appunto sostenibilità di piantagione di alberi o di costruzione, appunto, perché adesso il Biodiversity Lab è una nuova frontiera, no? Quindi vuol dire andare oltre, cioè alla manutenzione dei boschi che fai, al creare valore aggiunto. Adesso nei parchi fotovoltaici che costruiamo cominceremo anche lì ad adottare delle best practice, no? Che siano le casette per gli impollinatori o le bordure di piante per aumentare effettivamente il tasso di biodiversità, sono comunque degli elementi che in qualche modo ci aiutano poi dopo a integrarlo, e farlo attraverso anche un coinvolgimento diretto dei nostri colleghi è imprescindibile, perché sennò rimane appunto un elemento distante, distaccato. Forse, ecco, la parte più difficile è proprio spiegare cos'è. Io comunque, ahimè, ci ho messo anche un anno e mezzo a capire, a studiare, a leggere i libri sulla biodiversità, perché insomma, mentre sulla parte, ecco, della CO2 insomma, c'era un pochino più di facilità, certo. E però ci abbiamo sempre messo anche del tempo a coinvolgere i nostri colleghi della comunicazione, a raccontare cos'è il net zero, cosa si può dire e cosa no, perché poi adesso anche con la normativa europea dei green claims bisogna stare attenti, no? a raccontare senza esagerare, senza essere troppo immaginifici, ecco, o folcloristici, ecco. Quindi coinvolgerli a maggior ragione vuol dire aiutarli a prendere anche degli elementi del lessico di quello che è e di quello che non è, quindi, no? Magari al di là di
come dire, anche alcune forse come dire, immagini più facili, no? Di quello che può essere la biodiversità, la tigre malese che sta scomparendo, è sicuramente importantissimo, però oggi mi viene da dire è quasi più terribile pensare che magari l'alimentazione umana è fatta da 5-6 cereali e che se domani un elemento di biodiversità mancasse o ci fosse appunto un qualche patogeno che aggredisse questi uno di questi cinque elementi che è alla base della nostra alimentazione, sarebbe un problema enorme. Mondiale, enorme, per cui non si può soltanto pensare che sia un nice to have, ecco, sì, vabbè, lo facciamo, ma oggi aiutiamo questo, domani quell'altro. Deve diventare parte di un problema più grande, come ad esempio se noi facciamo, ci occupiamo di CO2, piani di emissioni, riduzione della CO2, ma non ci occupiamo anche della parte social, beh, insomma, non va bene. Non possiamo pensare che sì, ok, bello il pannello fotovoltaico, ma se poi è fatto no, in una maniera costruito senza curare i diritti umani o senza far sì che ci sia una filiera, insomma, sostenibile, beh, questo non va bene. Certamente, certamente. Grazie Paolo. Parlavamo prima un po' anche di impatti e quindi c'è proprio un po' l'importanza di monitorare, no? Virginia, voi in 3B avete una piattaforma, no? Che magari chi vi conosce solo dal nome pensa ok, questi si occupano di impollinatori e di api, invece avete una piattaforma tecnologica, che ce la racconti? Assolutamente. Allora, faccio un passetto indietro per capire l'importanza del monitoraggio della biodiversità. Faccio sempre il parallelismo con il clima. Se con il clima possiamo tenere, diciamo, come metrica, no? Per valutare diciamo, come siamo messi, la CO2, sul tema della biodiversità ci sono tantissime diciamo, metriche, no? Tantissime KPI che rientrano. Perché proprio è un tema vastissimo e quindi innanzitutto monitorare la biodiversità non è semplice perché non si può misurare con un solo dato, però ci si può lavorare chiaramente, ci sono tanti KPI interessanti, il più interessante sicuramente è quello che sta diventando un po' appunto la nostra CO2 equivalent per il tema della biodiversità, è l'MSA. L'MSA è il Mean Species Abundance, viene riportato anche appunto dai principali standard di rendicontazione sulla biodiversità, quindi gli SRS che vi citavo prima, le 4 riporta l'MSA, piuttosto che il GRI 101 aggiornato sulla biodiversità che è stato diciamo emanato poi quest'anno per aggiornare quello del 2016, riporta e parla anch'esso di MSA, quindi ci sono tanti KPI, l'MSA forse è quello che ad oggi si sta attestando di più. Perché appunto bisogna monitorare? Diciamo che le ragioni sono 3. Cosa serve il monitoraggio? Perché dobbiamo misurare, cioè quando ci andiamo a occupare di una tematica ambientale la prima cosa che dobbiamo fare è sicuramente misurarla, perché altrimenti ci perdiamo cosa stiamo facendo. Il primo diciamo, vantaggio del monitoraggio è sicuramente avere una fotografia, no? Fare un assessment iniziale di come sta un'area. Perché tra l'altro quello che dicevamo prima è molto, molto importante in questo caso, cioè quando parliamo di biodiversità l'impatto è locale, quindi è chiaro che l'assessment va fatto localmente. La nostra piattaforma appunto permette di farlo, fa appunto questo assessment iniziale che ci dà un po' una fotografia di quello che è lo stato di salute a livello di biodiversità di un'area su diversi KPI, MSA in primis, ma poi ci sono tantissimi altri KPI come il pollinator abundance piuttosto che altri appunto indicatori. Il secondo step, diciamo, del motivo per cui ci serve il monitoraggio è sicuramente avere un piano, diciamo, su quello che poi bisogna fare, cioè noi monitoriamo, prendiamo i dati e poi capiamo cosa andiamo a fare in termini di rigenerazione. Quindi il monitoraggio è fondamentale anche per decidere, no, come andare a fare rigenerazione, e poi il monitoraggio ci serve per capire nel tempo e per monitorare il tempo come sta appunto, come cambia la biodiversità di un'area anche grazie appunto a delle azioni di rigenerazione che possono essere fatte attraverso la piantumazione o altre azioni, sono tantissime.
Il monitoraggio non è che è la prima volta che lo facciamo sulla biodiversità, cioè la biodiversità viene monitorata da anni, però finora erano state utilizzate delle tecniche, delle metodologie diciamo manuali, quindi le pan trap piuttosto che diciamo il retino. E questo perché sostanzialmente servivano a pochissimi enti, cioè non so, le aree protette dovevano monitorare la biodiversità, piuttosto che noi siamo all'interno del PIARC, che è l'ente che riunisce diciamo tutti diciamo, gli attori della strada, ci sono dentro ANAS, Tecne, Autostrade, siamo nel comunitato tecnico che sta cercando di diciamo, dare le linee guida proprio per il monitoraggio della biodiversità, e loro ci raccontano che loro il monitoraggio l'hanno sempre fatto perché gli enti l'hanno sempre chiesto. Perché quando fai una nuova infrastruttura, chiaramente tu devi garantire monitoraggio, non so, degli anfibi piuttosto che della fauna e della flora locale. Quindi si è sempre fatto. Cos'è che sta cambiando? Sta cambiando il raggio d'azione, cioè se fino a questo momento il monitoraggio rispetto alla biodiversità toccava pochissimi enti, pochissime tipologie di aziende, ora appunto tutti hanno bisogno di monitorare la biodiversità, cioè tantissime aziende, e quindi qui arriva a supporto la tecnologia. La nostra piattaforma permette di monitorare la biodiversità in modo innanzitutto scalabile, perché appunto è una tecnologia basata su immagini satellitari, è stata sviluppata in collaborazione con ESA, l'Agenzia Aerospaziale Europea, per cui i nostri clienti possono di fatto dal giorno 1 avere una visione completa su quelle che sono i loro siti piuttosto che le loro infrastrutture in tutto il mondo. Sicuramente è anche un tema di costi, cioè la tecnologia ci aiuta tantissimo a ridurre i costi in termini di monitoraggio, cioè se prima doveva uscire l'uomo in campo per fare il monitoraggio, oggi grazie alla tecnologia il costo si abbassa, perché chiaramente è molto meno costoso andare a fare monitoraggio grazie appunto alla congiunzione di immagini satellitari e sensoristica, perché appunto la nostra piattaforma integra anche una parte di sensoristica che basiamo su bioacustica, che vuol dire che andiamo a ascoltare diciamo ciò che succede nell'area, in particolar modo in termini di impollinatori e di avifauna. Quindi sicuramente scalabilità, la tecnologia ci garantisce questo, ci garantisce l'economicità, ed è importante perché appunto dobbiamo andare ad allargare il nostro raggio d'azione, quindi il tema dei costi sicuramente è un tema. E poi l'altro punto fondamentale è il monitoraggio nel tempo, cioè se prima il monitoraggio era puntuale, si andava e si monitorava, grazie alla tecnologia possiamo avere i dati aggiornati, giornalieri, appunto di MSA piuttosto che degli impollinatori che ci sono nell'area, piuttosto che dell'avifauna che sta circolando nell'area, e questa è una cosa importantissima perché appunto le variazioni a livello di biodiversità sono giornaliere, cioè come la biodiversità ha un impatto locale, la biodiversità può avere dei cambiamenti anche a livello giornaliero. Tenete conto che grazie alla nostra tecnologia nel giro di pochissimo tempo siamo riusciti a mappare più di 1 milione di ettari. Ovviamente mappare 1 milione di ettari con la tecnologia è un conto, andarlo a fare manualmente è sicuramente un altro, e che soltanto oggi, diciamo nella giornata di oggi, i nostri sensori, sono più di 7.000 sparsi in tutto il mondo, stanno ascoltando più di 500.000 buzz, che sono appunto le presenze degli impollinatori che ci sono nelle aree che stiamo monitorando in termini di biodiversità. Quindi il monitoraggio è sicuramente fondamentale perché serve appunto per misurare, e se non misuriamo ovviamente non ci stiamo occupando del tema. Ovviamente farlo con la tecnologia ci aiuta in questo momento in cui dobbiamo essere scalabili in termini di monitoraggio, più economici e allungare il monitoraggio nel tempo. Certo, grazie. Io volevo concludere un attimo con Paolo e proprio un po' insistere un po' su questo tema, no? Quindi secondo te, abbiamo visto, no, che bisogna coinvolgere, bisogna informare, attivare, bisogna monitorare. Siccome il tema è un delicato, la biodiversità è un delicato equilibrio tra business e ambiente, quindi tra aziende, no? e la natura, cos'altro, parliamo delle aziende, cos'altro occorre secondo te alle aziende, no? Che cosa, anche per essere per avere impatti positivi, no? Alla fine, per poter capire quello che stanno facendo, anche per poter pianificare quello che devono fare. Sì, il budget. Non ci soldi. No, è vero, nel senso che il tema oggi è che la biodiversità sta entrando, ecco, è meno mainstream di altri temi, però sta entrando nella vita delle aziende. Quando c'è budget si possono fare cose. E allora tutto il tema appunto del
Io direi, prima ancora che il monitoraggio, della progettazione della biodiversità. Come Rete Clima appunto lavoriamo da anni in soluzioni NBS, le Nature Based Solution, e questo l'abbiamo applicato anche al tema della biodiversità, quindi progettando appunto aree idonee a ospitare la biodiversità, quindi non solo un tema di tutela ma un tema proprio anche di miglioramento del livello di biodiversità. Con i temi già usciti, quindi la biodiversità è sito specifica, c'è un tema appunto di obbligo di, o meno, di utilità di bassi costi per il monitoraggio. Però ecco, diciamo che grazie appunto a questa nuova attenzione delle aziende, che speriamo cresca, però si possono fare cose. E noi abbiamo una serie di strumenti, per esempio, che possono poi aiutare in questo. Anche noi abbiamo una piattaforma satellitare per il monitoraggio, di grandi ma anche di piccole aree. Poi c'è un tema che comunque credo imprescindibile, che laddove possibile l'uscita diretta sul campo per appunto la misurazione e il monitoraggio. Anche per la gestione, no? Perché prima parlavamo di foreste, no? Quando Marcello diceva la foresta, poi abbiamo visto, no? tante volte ci sono questi progetti, pianta un albero per ogni lecca che compri, dicono stupidaggine, però voglio dire, e poi quell'albero che gli capita? Ma quell'albero appunto deve essere manutenuto, deve essere curato nel tempo. Cura è un termine bellissimo, credo che possa rende bene insomma questa attenzione che le soluzioni naturali meritano. E talvolta la biodiversità ci è capitato proprio diventi occasione per andare a ulteriormente migliorare questi boschi. Per esempio prima Marcello appunto parlava del Biodiversity Lab, che è questo laboratorio di sperimentazione che abbiamo appunto creato, perché la stessa azione di biodiversità fatta in un posto oppure in un altro può avere effetti diversi, anzi ragionevolmente ha proprio effetti diversi. E allora quando si progetta, si eseguono quindi poi soluzioni, si mettono in campo, si attuano delle soluzioni NBS, c'è il tema del monitoraggio, del controllo, e la biodiversità allora diventa quel fattore in più per andare a avere questa visione olistica su un processo che è quello di rinaturalizzazione, che veramente diventa importante. Ecco che quindi mi piace un po' dire questo, cioè per chiudere, non è banale il fatto che ci sia una nuova prospettiva di interesse da parte delle aziende sul tema della biodiversità, proprio perché laddove c'è appunto un interesse, una disponibilità, quindi anche economica, è chiaro che poi davvero il limite è forse un po' solo la competenza tecnica e la fantasia per poter mettere in atto soluzioni che siano appunto i criteri classici della sostenibilità, quindi concrete, replicabili, misurabili, rendicontabili, proprio perché questo fa parte davvero delle buone pratiche, dell'approccio concreto alla sostenibilità che veramente ci meritiamo. Grazie a tutti. Allora quindi chiudiamo un po' così dicendo che la cosa importante è che ci sia il budget, che le aziende investano e che ci sia convinzione nell'investimento, mettere i soldi con convinzione, diciamo così. Il budget è imprescindibile, chiaro, però se non hai una direzione, che sia poi dopo il tuo socio, che sia il purpose o che sia qualcosa che ti viene da dentro, non... col solo budget non ce la fai. Certo, è importante perché ahimè quando la giacca è corta bisogna allocare i soldi dove effettivamente è necessario, e purtroppo è sempre, cioè, ci sono tante cose che sono super necessarie, però ecco, mi viene da dire anche in un consesso come questo, cioè sono le persone che fanno la differenza, per cui soldi sì, certo, super importanti, però insomma nasce dentro noi. Io ringrazio, spero che vi sia piaciuta questa cosa, ringrazio tutti, è stato un panel molto interessante, grazie.